Siamo all'indomani della classifica che il Sole 24 Ore ha pubblicato sulle mete preferite dai turisti. San Vito Lo Capo al primo posto, come si sapeva, poi ieri c'è Castellammare del Golfo. Una classifica che dice che questo territorio è richiesto e in vista del Ponte Pasquale, come stanno funzionando le prenotazioni, che pronostici ci sono? Allora, il trend sicuramente è positivo, quindi già le prenotazioni sono arrivate in largo anticipo, soprattutto dal mercato straniero, un mercato soprattutto di inglesi, francesi e tedeschi. E quindi questo fa ben sperare che la stagione partirà alla grande. Sicuramente il 2022 si era arrivati a una normalità, ma questo fa ben sperare che credo che arriviamo ai periodi del 2019-2018, quando ovviamente a me le classifiche non mi sono mai piaciute, e quindi primo, secondo e terzo, a parte che bisogna sempre considerare il territorio, la provincia di Trapani, quindi bisogna fare rete, bisogna essere tutti uniti, perché se il turista viene a Castellammare, ma sicuramente andrà a San Vito e viceversa, se va a San Vito viene a Castellammare, va ad Alcamo, va a Castelvetrano, insomma va a visitare tutti i luoghi di interesse vicino, che sia Segesta, che sia i templi di Selinunte e via Quindi dicendo. lei condivide per esempio gli obiettivi del distretto turistico della Sicilia occidentale? Assolutamente sì, ovviamente l'unione, e se dobbiamo creare una destinazione, dobbiamo creare una destinazione tutti insieme, non frammentati. Questo è importantissimo se noi vogliamo fare turismo di qualità e vogliamo, soprattutto è importante la cultura dell'accoglienza. Quindi la cultura dell'accoglienza che cosa vuol dire? Che il territorio offre tanto, quindi questo tanto che offre dobbiamo saperlo offrire bene al turista e dobbiamo trovarci pronti. Beh, lei parlava di turismo di qualità. Castellammare del Golfo nell'ultimo decennio davvero è scoppiata come richieste, come presenze, però i servizi crescono a pari passo oppure no? E allora, i servizi non crescono di pari passo. Ovviamente da questa classifica c'erano dei numeri di presenze. Per carità, le presenze sono veramente notevoli, però le presenze notevoli non vuol dire che stiamo facendo un buon turismo, perché tante volte può anche essere, ci si può ritorcere contro, perché tutta questa folla che arriva e ovviamente non siamo pronti e non siamo preparati ad accoglierla con servizi di viabilità, servizi al cittadino. In primis, se il cittadino sta bene in un luogo, sa accogliere bene, perché se un cittadino sta male, poi quando vede tutta questa folla arrivare, si lamenta perché non si può. La vivibilità del territorio, e questo ancora diciamo che ci dobbiamo lavorare. E diciamo che si susseguono anche le amministrazioni comunali, a maggio si ritorna a votare, però mi pare che a Castellammare, quando si parla di turismo, si dicono da un po' di tempo sempre le stesse cose. E infatti le nostre richieste a tutti i sindaci, se rimarrà il nostro sindaco o chi verrà, saranno sempre uguali. Dobbiamo farci trovare pronti all'accoglienza. E pronti all'accoglienza cosa vuol dire? Vuol dire che il turista deve essere già, prima di arrivare, deve essere a conoscenza di cosa viene a fare qui nel nostro luogo, di cosa deve venire a vedere, e poi quando è sul luogo deve essere accolto bene, proprio la cultura dell'accoglienza. E soprattutto non possiamo più vedere quegli scempi dell'anno scorso per quanto riguarda la spazzatura, ecco, i rifiuti. Bisogna prepararsi in tempo a fare un piano rifiuti adeguato, che non deve essere sempre una situazione emergenziale. La programmazione, a me non piace dire sempre questa parola programmazione, perché insomma la ripetiamo, la ripetono i nostri amministratori e la ripetiamo noi che facciamo turismo, però purtroppo è questo, progettazione e programmazione.